Noi partiremo con gli amatori prima di pranzo, poi ci sarà la pausa pranzo, una cosa veloce perché abbiamo 85 partenti per la Badia. Tanto velocissima per Roberto Attini su Casas. Velocissima in Desiree, è un grandissimo tempo finora il suo, adesso Barrel per lei, dopo avremo detto Mirko Tiberi con Erin, e subito in ordine di partenza del primo gol andremo a fare il secondo, poi ci sarà gli amatori e la pausa pranzo. Che abbiamo lo stento, la spedia Antonella, di tutto e di più, da mangiare panini. Intanto qui ci lascia una barriera, la splendida principessa di Osimo. E va a chiudere la sua prova, ottimo il suo tempo! 1 per l'età, il tempo è 97,28, 97,28, anche l'ordine di partenza della categoria successiva, Anselmi, Federica, Ordinati, Fabio, Cecchetti, Alessia, Tribunini, Vincenzo, Spadoni, Asia, Anselmi, Federica su Giada, Allegretti, Simone su Aladi e Peduzzi, Fabrizio su Santana, questi i cavalieri della categoria successiva. Intanto Roberta Attini su Casas è partita la sua prova. Conosco i cavalieri della categoria amatori. Intanto velocissima al polo per Roberto Attini da Osimo, a seguire dopo di lei di nuovo con un altro cavallo Roberto Attini che monterà Amir e Mirko Tiberi e Graziano Giambotolomei. Questi se la stanno giocando nel podio, intanto il leader della classifica provvisoria è Ivan Landini con 104,63, un percorso netto per il vichingo di Monteporzio. Tanto per i ragazzi che hanno appena corso l'avviamento della categoria nella terza tappa del circo ittico per Calla. Dopo riandremo anche a ribagnare il campo nel frattempo. E il signor Riccardo Ossoli andrà a riposizionare il percorso per la categoria amatori. Intanto Robertina Attini va a chiudere la sua scalarola, che ricorda, tempo è buono, li mette tutti indietro, 87,91, record della pista, applausi, percorso netto, leader 87,91. Roberto Attini su Casa, secondo posto. Forse è un po'